questo nuovissimo video. Oggi un video haul, un video acquisti fatti da Primark. Finalmente ritorna la settimana di Primark. Poi dopo li ho fatti un qualcosina da H&M e infine sono passato al GameStop, al GameStop Shop, ovvero nella zona gadget. Ho fatto un po' di acquistini. Però prima di tutto volevo parlarvi della mia nuova luce. Mi vedrete nella mia nuova luce. Adesso c'è la mia bellezza, mi vedete? No vabbè, scherzo, dettagli questi, comunque la mia bellezza sono dettagli. No vabbè, no, scherzi. Ho comprato una nuova luce, volevo parlarvene. Ho comprato questo, il faro, che l'ho comprato da Ikea a 9,99 €. Stupendo, perché ha la pinza sotto, va a corrente al suo interruttore. Difatti, no, ce l'ho là in fondo l'interruttore dove ho messo il faretto e non posso tipo fare Olivia per spegnere e accendere. Comunque l'ho comprato da Ikea ed è veramente una cosa bellissima, sembra fatto apposta per fare video su YouTube, perché non ha un grande raggio di luce, nel senso ha solo un raggio molto limitato, però se lo mettete nella giusta posizione vi illumina tutta la vostra visuale e avrete delle luci un po' più differenti, nel senso vedrete la grande differenza. Comunque niente, l'ho pagato 9,99 € da Ikea, perciò è a posto. Quindi per un bel po' ancora di video ho una bella luce. Poi quando comprerò la fotocamera nuova, insomma quando prenderò la reflex nuova, ovviamente sarà tutta un'altra cosa, perché questa qua è un po' vecchiotta, di conseguenza faccio un po' fatica a fare dei video decenti. Però non mi lamento. Comunque niente, adesso vi porto subito al mio video haul degli acquisti che ho fatto da Primark, da GameStop. Insomma, ecco, da GameStop non sono videogiochi, io ve lo dico già, ma sono dei gadget famosi, insomma dei bei gadget che io adoro. Niente, un bacio, a dopo, ciao, vi porto. Allora, partiamo da H&M, che è solo un prodottino ma è fantastico. Cioè, no, vabbè, io ho preso l'unicorno, il corno dell'unicorno, è stupendo, l'ho pagato 4,99 €, ma doveva essere mio. Adesso ve lo apro, anche perché ci sarà presto una sorpresa, perché, ecco perché l'ho comprato. E quindi, quando l'ho visto, mi si sono illuminati gli occhi, doveva essere mio. Voi come sapete, io amo gli unicorni, e il corno dell'unicorno doveva essere mio. Adesso un attimo che si apre questo qua. Ah, ok. Così. Oddio mio, che bello. Wow. Stupendo. Io gioco così. No, vabbè, ecco. Carnevale, la pazzia, come si mette così qua, però così. L'ho trovato nella zona bambina, così mi sto strangolando, però va bene così. Ecco. L'ho trovato nella zona bambini, nella zona bambina, insomma, non lo so, perché ho visto in lontananza nel corridoio una bambina che va su questa cosa, stava prendendo una busta di H&M. E ho detto, oh my god, sono corsa come uno scemo, sono corsa dentro H&M solo a cercare il corno, perché lo volevo, era una cosa che mi mancava e l'ho comprata. E utile soprattutto, sì, sono andata al lavoro pure così, ma pure per matto, tanto. Comunque matto, niente, matto, l'ho comprato 4,99 €, ditemi che non è stupendo questo coso, questo gadget, questo prodotto di bigiotteria, perché viene nominato bigiotteria di stoffa a 4,99 € da H&M, cioè... L'hanno inventato per me. C'è scritto Andrea Swear Vanilla. E comunque niente, stupendo, ecco. L'ho già messo, lo faccio vedere tutto giusto intero, così, ecco. Ok, ma sì, lo teniamo su per questo video bello, così, ecco. Fantastico. Unicorni e tanti altri acquisti, continuiamo. Procediamo con i vari acquistini. Poi da GameStop ho già pensato all'estate, siccome devo andare a Barcellona a una parata gay abbastanza famosa in tutto il mondo, e siccome sono i 20 anni di questa parata, io mi sono già portato avanti con l'outfit. Siccome l'anno scorso sono stato, ci sono veramente delle cose che dall'altro mondo in questa parata, vabbè, praticamente in un parco acquatico gigantesco a Barcellona. Io mi sono già portato avanti, siccome l'anno scorso mi ero scottato, i giorni prima che ero al mare, ovvero sempre in Spagna, mi ero scottato, avevo praticamente il segno della canottiera. Questa, e tutti mi guardavano, tutti mi facevano, come parlavano in inglese, parlavano in spagnolo, io non capivo, e a me tiravano per il caso perché continuavano a puntare, ma poi erano pure tenere, perché a me non mi toccavano, di mettere pure la crema, nel senso, si preoccupavano per me. Ma io non sentivo nulla perché erano già 2 o 3 giorni che mi ero scottato, quindi tutto il calore era passato e così, vabbè. E mi avevano regalato.
regalato il pallone gonfiabile, il materassino, mi hanno regalato tutte le cose, i gadget di questa parata, che sono bellissimi, perché sono anche dei fincotti di rosa tutti gonfiabili giganti, che se tu te lo accapari appena entri in questa cosa, ci sono veramente tantissime persone, 200.000 persone. Questo parato si chiama il circuit, praticamente tutti mi regalano i gadget, e quest'anno, furbamente, siccome io non voglio scottarmi, ovviamente ho comprato per portare a casa altri gadget, che la gente magari si accaparra, poi mi vedeva, povero, in difesa con questa scottatura, ho voluto prendere questa cosa, ho voluto prendere la canotta, che così vado con la canotta, non mi scotto e prendo questa canotta che mi scotto. Non ditemi che è stupenda, è bellissima, e poi ho approfittato del 2x1, prendo 2x1, ed è il Pokémon con un piccio effetto, così bella gialla dietro, ma io la metterò qui e sicuramente mi regaleranno qualcosa, perché tutti si intrigheranno di me, di Will Vanilla, poi magari adesso ti faccio pure scrivere Will Vanilla, che così è something on my panel, ecco, io faccio pure pubblicità, mi sponsorizzo e la metterò sicuramente su per questo evento ed è fantastica. La commessa mi ha detto che è da donna, io l'ho provata, mi va bene e non mi interessa, la metto sullo stesso. L'ho pagata 24,98 euro. Poi sono andata alla cassa, mi fa guarda, se qua c'è la promozione 2x1. Praticamente prendi 2 paghi 1, se prendi una cosa che costa uguale la paghi 0. E io gratis, praticamente te lo dico qua, a 0 euro, ti dico ma non voglio con tutti i Pokémon, goda Pokémon, Pokémon, viva i Pokémon, Pokémon, ecco, ed è bellissimo, sono tutti i Pokémon, questa foto di gruppo di tutti i Pokémon, lo zaino costava sempre 24 euro, poi non sono però rispetto qua, vabbè. Ed è bellissimo, siccome l'anno scorso giravo con uno fantastico zaino d'oro che quando c'era il sole tipo casa di prendeva nelle macchine e chi c'era insieme a me si vergognava di questo zaino d'oro, il mio ragazzo si vergognava tantissimo, quest'anno ho visto lei di arrivare in spiaggia con lo zaino e anche di andare negli aeroporti, insomma quando devo andare via o anche quando sono in giro, ho visto bene di girare, di mettere da parte lo zaino d'oro perché è stupendo, non si deve rovinare. E adesso userò questo fantastico zaino di Pokémon. Ecco, così almeno contento, tutti si gireranno sicuramente, ma a me non interessa perché la follia fa parte di me. Ed è bellissimo, se fosse tutti è bello, sono mi piace. E niente, andiamo avanti. Tutte queste cosine carine lì. Un attimo, se sono arrivato, è arrivato Prime. Un'altra borsina di Primer, se non sono una mia borsina di Primer, però vabbè, devo poterlo comprare. Sono andato, è la collezione nuova e io ho comprato un po' di soldi, vabbè, ok, sabato sera. Mi devo ancora preparare per uscire, però solo voi immaginate che sono le 9:15, devo andare al cinema a vedere Gattio con Natalie Portman, bellissimo, perché io adoro Gattio e una donna fantastica. Niente, cominciamo da questo, che è un regalino che devo fare in pensione, vabbè, ho trovato, siccome è un ragazzo che continua a dirmi della maglietta di Superman, compra maglietta di Superman, ecco, ho trovato la maglietta di Superman, non la volevo, non la trovavo da nessuna parte, fa un po' cagare, non mi piace molto il tessuto perché è un pochettino leggerino, nel senso, mi dà l'idea del prima lavata in macchina, prima lavata in macchina si rovina, però vabbè, costava 7 euro, gliel'ho comprata tanto. Cosa ho comprato? Vabbè, ed è un po' più. Ho comprato 5 paia di calze, di cotone nero, ma corte, perché sennò se mi andavano a prendere i gambaletti, mi andavano praticamente, mi prendeva le parigine, che mi arrivavano alla coscia e mi prendevano e andavano sulla lana, e ho pagato 5 paia di calze 3 euro. Poi andiamo avanti, avanti. Ok, ho preso questa cosa che io non so che cosa sia, c'è scritto praticamente, è un questo qua, l'ho pagato 1 euro, io l'ho preso perché ho detto ma sì, compriamolo, visto che è tanto. C'è scritto che è un tampone per la detersione del viso. Se qualcuno di voi sa che cos'è questa cosa, io l'ho presa perché ho letto detersione del viso, c'era un po' di cose vidrinate tipo scrub, ho detto la compro. Però se qualcuno di voi sa, perché qua c'è scritto di tutto, ma non c'è scritto in italiano come utilizzarla, no, zero totale. Comunque se qualcuno di voi sa che come si utilizza, mi piace, praticamente sono gombretti, sono i vari colori che ho più scuri, ce n'erano anche altri colori, siccome tutte le volte che arrivavo nella zona make-up c'erano questi set di colori per gli occhi, ma erano tutti rovinati, sembrava tipo passato, sembrava passato un branco di affamati, di trucchi, avevano rovinato tutto, praticamente c'era polverina ovunque, le faldine tutte rovinate, e vabbè, prendere 2 euro 50 con una cosa rovinata non andava, anche se un po', anche se non costa molto. E fortunatamente hanno riassortito questo angolo
un capo, insomma, questo angolo un vesti, e l'ho comprato subito. Le stavano riassorbendo proprio nel momento che stavo riguardando, mi sono catapultato come uno stupido a prenderli, e costano 2,50 €, poi sono colori un po' più scuri, ma se mi serve per qualche make-up tutorial, insomma, se per qualcosa che riguarda il make-up, ce li ho e penso che colori non per dire. Sono bellini, e poi mi sto trovando molto bene con questa marca della Primark, la PS, non so, penso che sia PS, non so come si chiama, e mi sto trovando veramente molto bene, anche con altri prodottini, anche con prodotti che avevo comprato a Londra, e vi dirò che anche mia mamma a Londra, quando eravamo andati io e lei, si era comprata dei rossetti, sempre della stessa linea, e mi ha detto che si trova molto bene, che li sta portando ancora dietro, appunto, se mi finiscono, perché qua da noi in Italia non li ha trovati, quelli che ho comprato a Londra. Però vedo che se lo sta portando avanti, quindi... Poi vabbè, ho comprato una matita nera, sempre per gli occhi, una black noir, una praticamente l'eyeliner, perché i miei li ho finiti nel fare tutti i tutorial, così praticamente mi sono rimasti cortini, e questo qua l'ho pagato 1,50 €. Adesso nel tirarlo su dalla borsina ho visto dell'azzurro, ho detto non ditemi che l'ho comprata azzurra, invece no, è... sì... è bianca, poi vabbè, ha sempre la sua linea nera, carina, molto fine, e questo è, mi sa che si tira su così, poi andiamo avanti, che si è attimo la luce, perché poi ecco, ho preso una candela dall'amante di candele, ecco una candela del Buddha, che la metto insieme al mio Buddha in fila indiana qua dietro, e questa qua è bellissima, l'ho pagata 3 € ed è della nuova collezione Buddha Candle, che ci sono anche dei quadretti mi sembra e anche dei sottobicchieri, insomma hanno messo un po' di cosine un po' riguardanti l'Oriente, siccome io adoro i Buddha l'ho comprata subito, e poi oh belli questi qua, sta arrivando tantissima roba per Pasqua e ho comprato questi... cialdina di cioccolato a forma di coniglietto con le orecchine di feltro, con le orecchine, vabbè, con le orecchiette di feltro, bellissimo che le ho adorate, e le ho pagate 1,50 €, tutti e due, sono due lecca lecca di cioccolato, bellissimi, che li metto, li terrò lì in parte, dopo li tirerò fuori per Pasqua, ma anche se mancano 2 mesi si scioglieranno, o se no, sapete, la mia passione per il cioccolato, finiranno andare neanche a tipo arriverò il giorno di carnevale che saranno già finiti. E poi ho comprato, come vedete io sul mio orologione ci ho attaccato delle cosine, tipo là c'ho il fenicottero, il unicorno, così, e visto che da Primark sono arrivati anche queste cose qua, cactus, Buddha, insomma tutte cose un po' esotiche così, mi sono comprato il cactus con il pompon rosa di tessuto, e questo qua l'ho pagato 1,50 €, bellissimo, dopo me lo appendo al mio orologio così pian piano lo decoro tutto ed è anche più invitante, perché è più bello. E infine questa cosa molto curiosa, io l'ho trovata, l'ho comprata perché vabbè, ho letto blend, ho detto sarà una beauty blender, sarà un preservativo beauty blender, no, invece è praticamente una... io l'ho aperta, si presenta così, ma anche questo che è di maleducato, non vi ho fatto vedere la confezione esterna, è così, ok, e costa 2,50 €, tipo voi l'aprite così, è chiusa, socchiusa, e poi ti si presenta questa tipo saponetta, che però in teoria dovrebbe essere una... è un detergente struccante che si miscela con l'acqua. Quando lo proverò sicuramente vi parlerò di questo prodotto perché è molto curioso, siccome io non sono truccato né niente, non devo truccarmi, non posso ancora provarla, però appena la proverò sicuramente vi faccio vi farò una piccola recensione di questo prodotto molto curioso perché non l'ho mai visto da nessuna parte, magari esista, sicuramente esisterà, però non l'ho mai provato. E niente, allora per questo mi sembra di aver fatto tutto, ho fatto il mio shopping, scusate, sto facendo i saluti, e niente, non mi sembra di aggiungere altro perché c'è altra roba, ma quella io metto negli acquisti cartopazzi di Tiger, ho fatto un po' di cosine da Tiger, ho comprato un po' di cosine da Lidl, insomma ho fatto un mashup di cose cartopazzi, ma quello vi sarà in un altro video. Niente, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se volete portarmi altra gente che conoscete e sapete che piace questo mondo, fatelo, portatemi tanta gente perché io vi voglio sempre di più. Oh la la, oh la la, oh la.
la la, vieni anche tu. Bravo, con pure compositore, ma sì, ecco, chi più ne ha ne metta. Niente, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto. Un bel like, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ecco, vabbè, ciao. Baci stellari.